Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Doppio Zero. Siamo qui come ogni lunedì sera con una nuova puntata di Palcoscenico Il Protagonista Sei Tu, la rubrica dedicata a tutti gli artisti del panorama pugliese e non solo. Vi ricordiamo che siamo in onda non solo il lunedì alle 19, ma in replica anche il sabato alle 17. Ma vado subito a salutare la prima ospite di questa serata, ciao. Anna Piscopo. Ciao, ciao, Anna. Ciao a tutti. Ciao Anna, è un piacere averti qui perché con te parleremo di teatro ed è sempre bellissimo parlare in questo spazio, parlare in radio di teatro. Anna ha origini pugliesi ma vive a Roma e quindi dopo insomma parleremo un po' del tuo percorso ed è tornata qui nella sua terra d'origine per uno spettacolo. Uno spettacolo è andato in scena dal 18 al 20 novembre nell'ambito della rassegna diretta da Clarissa Veronico, Il peso della farfalla. Il suo spettacolo si intitola Vivere. La prima domanda che volevo farti, che mi incuriosisce, parte un po' dal titolo di questo spettacolo. Nel titolo è stato inserito un punto esclamativo, vivere. Come mai? È un titolo che esprime forse una voglia proprio di vivere? Sì, diciamo ci sono due ragioni. La prima è che questo spettacolo conclude una trilogia di spettacoli, di monologhi, tutti e tre col punto esclamativo. Quindi aveva a che fare anche con un portare avanti e concludere appunto questa ricerca sul monologo che ho fatto, considerando che invece dal prossimo spettacolo, diciamo che sto già preparando, non sarà un monologo. Quindi questa era la ragione stilistica più esteriore. Quella invece contenutistica, per me veramente scegliere il titolo è una cosa molto importante, non so come dire, ci metto tanto tempo. E anche su quello c'è una ricerca, una meditazione molto lunga. E dicevo, la ragione contenutistica deriva dal fatto che vivere, appunto, è estremizzato dal punto esclamativo, quindi dalla voglia di vivere, ha a che fare col tema dello spettacolo. Cioè, lo spettacolo, tutto lo spettacolo giostra intorno al tema del conflitto tra la vita e la morte, tra lo scegliere la vita o la morte da parte della protagonista. E nello stesso tempo racconta in qualche modo quanta vita c'è nella morte e quanta morte c'è nella vita. Bene, infatti ho dato una risposta esaustiva. Assolutamente sì. Tra l'altro appunto dicevi che impieghi tempo spesso nello scegliere un titolo, ma credo che sia molto importante perché un po' il titolo di uno spettacolo, il bigliettino da visita, no? Sì. Deve, come dire, in un certo senso essere allusivo ma non svelare troppo. Quindi vivere credo che insomma susciti abbastanza curiosità con questo suo punto esclamativo. Assolutamente. Leggevo che è l'ultimo lavoro nato appunto da te e Lamberto Carrozzi che c'è stato un lungo processo di scrittura, durato 2 anni addirittura. Sì, devo dire un processo lungo ancora inesaurito, diciamo che è ancora un work in progress, perché eravamo partiti da tantissimo materiale suggerito soprattutto diciamo dal periodo pandemico che abbiamo vissuto sia io che Lamberto in completa solitudine, diciamo, entrambi. Lamberto, diciamo, è un mio compagno di lavoro, di scrittura più che altro. Siamo stati un piccolo collettivo in questa trilogia di monologhi di scrittura condivisa a quattro mani, e noi abbiamo iniziato, diciamo, a lavorare su questo testo più o meno dopo la fine del primo lockdown. È un testo che parla di solitudine e anche di una reclusa in casa, quindi le suggestioni erano tantissime che ci venivano dalle nostre stesse vite, anche se non c'è nulla di biografico per entrambi. Quindi abbiamo scritto tanto e devo dire stiamo ancora affinando il lavoro, perché alla fine eravamo arrivati ad una quantità di lavoro esorbitante. Infatti nel primo anteprima che abbiamo fatto a Messina l'estate scorsa avevamo uno spettacolo di 2 ore, è molto troppo lungo, però avevamo una sovrabbondanza di materiali che poi abbiamo scelto
come posso dire, disezionato, eccetera. Adesso stiamo arrivando ancora, non ancora però, verso una forma definitiva. Bene, bene, beh, è sempre bello insomma che gli spettacoli siano in divenire, così magari poi per ogni replica c'è sempre qualcosa di, sì, di nuovo in qualche, in anche qualche perché modo. Questo, diciamo, se posso inserirmi, sì, secondo me questa è la cosa bella anche per un artista di fare teatro, esatto, quello di cioè non semplicemente di costruire un prodottino che poi rimane là fisso come un format che tu ripeti, ma di poterlo rimasticare, rivivere appunto, certo, di volta in volta, anche perché nella relazione con i pubblici che incontri, ma anche in relazione alla tua vita che si modifica. Esatto, sì, assolutamente. Tra l'altro poi per il pubblico che ti segue può essere anche motivo per tornare a rivedere, sì, lo stesso spettacolo, no? Infatti. Quindi questo è importante. Va benissimo, noi facciamo una piccolissima pausa musicale prima di tornare a parlare con Anna. Se sarai vento. E siamo sempre su Radio Doppio Zero con Anna Piscopo nella rubrica dedicata agli artisti pugliesi palcoscenico. Parlavamo con Anna del suo spettacolo Vivere, andato in scena nell'ambito della rassegna Il peso della farfalla, e stavamo un po' parlando di come è nato questo spettacolo e di quanto il periodo del lockdown sia stato un po' una linfa da cui trarre ispirazione. È uno spettacolo che tra l'altro parla di un disturbo abbastanza curioso, se vogliamo, quello della tendenza all'accumulo di roba, sotto la quale la protagonista dello spettacolo finisce quasi per rimanere sepolta. Ecco, mi chiedevo da dove nasce, perché magari ecco, l'isolamento è sicuramente una tematica che ci ha toccato tutti nel periodo del lockdown, ma questo tema dell'accumulo da dove è venuto fuori, se c'è qualcosa che ti ha ispirato? Sì, vabbè, allora devo dire che sia io che Carrozzi, il mio coautore, siamo due che buttiamo tutto, cioè che abbiamo il disturbo opposto. Infatti io tipo in pandemia ho buttato tutti i maglioni, ti giuro, adesso mi ritrovo senza maglioni, cioè per dirti tra le varie cose. Quindi in realtà, però come insomma tutte le cose che sono molto lontane da noi, ci attraeva molto come disturbo. Da una parte noi abbiamo conosciuto proprio personalmente un nostro amico che era già un accumulatore, che diciamo ha visto un peggioramento del suo disturbo dalla pandemia in poi. Certo. Dall'altro, non so se avete fatto caso, ma se ne è parlato tantissimo negli ultimi anni di accumulo seriale in televisione. Noi ricepiamo sempre molto queste intuizioni pop, anche perché comunque in questi tre lavori che abbiamo fatto c'è anche tanto pop. Addirittura c'era una rubrica che faceva Barbara D'Urso sugli accumulatori nel periodo pandemico, e io ritengo, ho anche letto in realtà degli articoli su questo, che questo disturbo, che è molto collegato al consumismo e diciamo al tema anche del pieno e del vuoto, di come cerchiamo di riempirci la vita di oggetti per in realtà riempire un bisogno d'amore, d'affetto, di vicinanza, di calore, non riuscendoci mai, quindi continuando ad acquistare piuttosto che a raccogliere come fanno la maggior parte degli accumulatori. Credo, e appunto ho letto, che è un disturbo che si è molto acuito durante la pandemia, anche appunto attraverso vari ordini che venivano fatti con Amazon, piuttosto che altri acquisti online, no? Quindi sicuramente c'è stato appunto un fatto vicino alle nostre vite, c'erano delle suggestioni che venivano dalla televisione, dai media, da quello che appunto percepivamo intorno rispetto al periodo, ma c'era anche voler trovare una dimensione giusta per parlare appunto della solitudine, che era il tema, e della vita e della morte appunto più profondamente, ma diciamo più che altro la solitudine, più che il tema è l'argomento, quindi cercavamo la location giusta per parlare di questa cosa. Abbiamo pensato che il disturbo dell'accumulo fosse l'arena ideale per raccontare appunto la solitudine. Infatti, tra l'altro, magari paradossalmente mi viene in mente che una persona sola, che appunto in isolamento, tende magari a circondarsi di tutti questi oggetti anche per combattere questa sua solitudine. Esatto. Quindi potrebbe essere anche una lettura interessante questa.
Ma la cosa davvero curiosa di questo spettacolo su cui ci volevamo soffermare è il linguaggio che Anna ha scelto. È un linguaggio che un po' forse potremmo definire un pastiche linguistico, perché mescolano varie lingue, vari idiomi, dialetti. Vuoi parlarci un po'? Sì, allora, sì, diciamo che in questo spettacolo è stata creata una vera e propria lingua franca, devo dire, di ispirazione di strada, vera e urbana, romana particolarmente, una lingua franca che vede mescolate appunto il romanesco, qualcosa di campano e di pugliese. Questa lingua franca, parto diciamo dal presupposto ideologico, non so come dirlo, comunque intellettuale, del perché cercare una lingua franca per questa protagonista, perché diciamo la lingua franca di questa protagonista esprime la sua assenza di identità e anche di identità sociale, di classe sociale. In questo senso, essendo lei una sottoproletaria urbana, come molti sottoproletari urbani, specie a Roma, io infatti ho il dubbio che è giusto argomentarla questa cosa, perché secondo me per un romano che conosce soggetti del genere, cioè gente che effettivamente parla con questo pastiche linguistico, ce ne sono tanti nelle borgate, è più semplice per un romano recepirla come cosa e dire, a me è capitato nelle prove aperte che ho fatto a Roma, mi dicevano si sembra la mia portiera piuttosto, invece quando esci dalla metropoli romana la gente rimane un po' straniata, perché dice ma che è sta lingua, è una lingua diciamo propria delle, appunto dei borgatari moderni e non solo, romani, dell'umpenproletariat diciamo di oggi, romani, persino i migranti ormai mischiano diciamo le loro cadenze di origine col romanesco e anche con un po' di campano, perché il campano si usa tantissimo per le strade, anche per ragioni diciamo di camorra evidente romana. E, stavo dicendo, quindi è una lingua che esprime una condizione sociale di non identità, sia storica che di classe, e quindi descrive e colloca il personaggio di Kalimba, perché si chiama così il personaggio, in una classe sociale che è appunto quella del sottoproletariato urbano romano. Non solo, a livello invece artistico, questa scelta in qualche modo ogni tanto dà suggestioni, non cita proprio, però dà suggestioni su, diciamo, performance precedenti alla mia, tipo quelle di Franca Valeri, quella di Anna Marchesini, quelle indimenticabili, so, Signore, no? La signora Cecioni, queste cose qui. E così ci piaceva anche fare questa citazione a quel teatro lì, perché il nostro è un teatro di ricerca ma anche popolare, cioè noi ci proponiamo di fare un teatro popolare ma di ricerca. Chiaro, chiaro. E mi chiede... anche comico. Bene, assolutamente sì, insomma, credo che questo, come dicevi appunto, uno spettacolo che magari uscendo al di fuori, no, dell'ambito romano, potrebbe essere accolto con sorpresa dagli spettatori. Ecco, non so, ecco, a Bari com'è andata, se hai avuto dei feedback in merito a questo? Guarda, a Bari è andata bene, ho avuto degli ottimi feedback, specialmente dagli spettatori. Ah, adesso bene. Vedremo anche, diciamo, qualche criticuccia se uscirà, però direi che è stato recepito molto bene dagli spettatori, perché secondo me, riflettevo anche poco fa con la nostra produttrice, che cito tra l'altro di BAM Teatro, che secondo me stiamo vivendo un periodo storico di disperazione latente, in cui comunque i temi trattati dallo spettacolo vengono comunque riconosciuti dal pubblico. Poi ho visto delle differenze naturalmente, cioè per esempio a Rimini, quando siamo andati a Rimini prima di queste date baresi, la gente ha riso molto molto di più. A Bari hanno riso molto di più i giovani, per esempio, no? Piuttosto che le persone più grandi. Però in generale devo dire che secondo me al pubblico ha risuonato lo spettacolo. Okay. Magari sto ragionamento sulla lingua non se lo sono fatti, cioè una chiave di lettura che posso dare io. Magari appunto io penso che quella cosa della lingua può un po' straniare, io cerco comunque di renderla soft, più soft, perché all'inizio era molto marcata, diciamo, e il rischio di quello di diventare
macchiette anche, no? In alcune occasioni. Certo. Certo, ma penso che alla fine, insomma, il teatro abbia anche il ruolo un po' di creare uno shock nello spettatore, se vogliamo, quindi ci sta, insomma, che tu in qualche modo con questo linguaggio ibrido, se possiamo dire, possa un stupire. Anche esatto. Un po' inventato in alcuni casi. Esatto, stupire, come dire, lo spettatore. Tra l'altro, diciamo, lo spettacolo ora sarà ancora in tournée, prima di tornare a gennaio a Bari, sarai, insomma, altrove in Italia, giusto? Sì, sono stata dal 25 al 27 a Cagliari, al Teatro Alcestis di Cagliari, poi tornerò, poi invece a dicembre abbiamo una pausa, torno a gennaio a Bari al Teatro Begnano il 21 gennaio, poi faremo un debutto romano a Centrale Prenestre in una rassegna del MIBACT, insomma, che si... Che si fa lì. E a Roma è il primo, per la prima volta? A Roma è il primo, infatti, diciamo, è la data più... Certo. Quella che è un po' più di punta, non perché queste date, ma perché ovviamente... Più che altro noi siamo, cioè io ormai mi sento di lì, quindi lì sento molto di più. E infatti ti stavo per chiedere... confronto con il mio pubblico, cioè quello che mi segue. Ecco. Ti stavo per chiedere se tu ti sentissi più a casa a Roma o a Bari quando metti in scena uno spettacolo. Guarda, io mi sento, diciamo, non è una scelta così... No, certo. Però mi sento più a casa a Roma. Vivo a Roma da tanti anni, scendo pochissimo a Bari e mi sento anche più in sintonia, io vedo... in maniera involontaria anche con gli altri teatranti romani, nella forma degli spettacoli, cioè c'è qualcosa di, anche se non c'è più un movimento come c'è stato, diciamo, negli anni passati, però nella città e in qualsiasi città, secondo me, avvengono poi, in qualche modo ci sono delle connessioni, no, tra gli artisti, quindi anche come tipo di produzione artistica, appunto questa comicità sperimentale, no, si iscrive in un filone romano nel quale io ormai sono, diciamo, a quale sono assimilata, quindi sicuramente mi sento più a casa lì anche su un piano artistico, cioè diciamo, so che è strano da dire, però mi sento di andare più sul sicuro dopo questi anni di esperienza che ho fatto quando vado lì. E in questo senso andare fuori Roma in realtà è più provante e forse anche più utile per me. Certo, sì. Infatti, quindi, come dire, a Roma ti senti un po' più tranquilla quando calchi il palco e magari c'è più tensione invece quando sei fuori casa, tra virgolette, come accade sempre, insomma, nel mondo anche dello sport, giocare in casa è sempre un'altra emozione. Guarda, Anna, io ti ringrazio perché è stato davvero molto bello parlare di questo spettacolo. Intanto ti faccio grazie in bocca al lupo sia per la data di Roma che per quella poi di Bari, e ti aspettiamo nuovamente, insomma, appena magari tornerai nuovamente qui, quindi insomma bocca al lupo davvero per questo spettacolo. Viva il lupo. Vabbè, ci vediamo a Bari il 21 gennaio al Teatro Abeliano. Assolutamente sì, ci vediamo e salutiamo Anna Piscopo che è stata con noi. Ciao con questo altro grazie. Brano. Bentornati su Radio Doppio Zero nella rubrica Palcoscenico, il protagonista sei tu, la rubrica dedicata a tutti gli artisti del panorama pugliese. Secondo ospite di questa sera è Mario Margiotta. Buonasera Mario. Buonasera a te, buonasera a tutti. Grazie, Mario è qui con noi per parlare di una rassegna di cui è stato e continuerà ad essere ospite, Musica, Evoluzione, Espressione, in programma all'Anche Cinema di Bari. Proprio ieri si è svolto uno dei, insomma, dei concerti di cui sei protagonista, dal titolo Fellini Rota, un concerto che, come dire, racconta attraverso la musica il rapporto tra Nino Rota e Fellini, quindi musica e cinema. Esatto. E come nasce questo progetto musicale? Allora, nasce qualche mese fa, in realtà, questa è una replica. Nasce in una maniera abbastanza particolare, nel senso che mi è stato commissionato dall'Istituto Italiano di Cultura del Cairo, quello dell'Egitto. L'abbiamo fatto a maggio per inaugurare la settimana del cinema italiano nel mondo. È uno spettacolo che ho realizzato, ha avuto un buon riscontro, sì. E quindi lo abbiamo riproposto anche per la nostra patria, per i nostri cittadini. È piaciuto moltissimo agli egiziani, nonostante
abbiano naturalmente una cultura completamente diversa. Infatti. Ed è piaciuto, devo dire, anche in Italia. Quindi. Bene, bene, molto interessante. Tra l'altro, sì. Insomma, sicuramente è un concerto, un progetto musicale che ha uno studio alle spalle. Ah, sì, sì, assolutamente. Sì, innanzitutto è molto atipico come concerto, perché io per formazione sono un pianista classico. Però faccio i concerti in maniera molto diversa, nel senso che solitamente noi siamo abituati a una formula di concerto con il pianista che è molto distaccato rispetto al pubblico, lascia che sia lo strumento a parlare, c'è quasi uno schermo, mentre io li chiamo più spettacoli musicali più che concerti, perché comunque faccio una sorta di divulgazione musicale, non soltanto suono, poi spiego il brano, meglio utilizzo la musica, quei brani per creare una sorta di storia dietro, quindi racconto, come hai detto tu, la collaborazione fra Fellini e Rota, utilizzando anche le musiche che Rota, certo, ha scritto per Fellini, ma anche i brani che Rota ha scritto al di fuori dell'ambito cinematografico, brani di musica classica bellissimi. Immagino, infatti tra l'altro, insomma, come dire, per organizzare e portare in scena un concerto, uno spettacolo del genere, da parte tua c'è, appunto, come dicevamo, uno studio, un documentarsi, sì. Sì. Per poi raccontare. Mm-hmm. E non so se ci sono state, insomma, delle fonti in particolare a cui hai attinto per scoprire il rapporto che c'era tra Fellini e Rota. Sì, come dici tu, la fatica è tanta, perché è come se fossero tre ruoli insieme, esatto. Quello di pianista, quello di scrittore, perché comunque gli interventi vanno scritti, certo. Anche, diciamo, di attore, nel senso che comunque poi devo imparare, sì, questi interventi, cosa che non so fare, ora mi sono messo a suonare, insomma, quello più o meno, insomma. Allora, in realtà è una conoscenza che si è sedimentata nel corso degli anni. Sono stato, diciamo, fortunato, perché comunque mi hanno commissionato un lavoro su un argomento che conoscevo bene, perché sono grande appassionato di cinema. Adoro Fellini, quindi sin dall'adolescenza ho visto tutti i film, ho letto tantissimo, quindi è una conoscenza varia, sinceramente non ricordo neanche da dove ho preso questa o quell'altra informazione. Poi invece riguardo Rota sono molto fortunato anche da questo punto di vista, perché io chiaramente ho studiato al Conservatorio di Bari, che non è un luogo casuale, dove Rota è stato direttore per 30 anni, certo. Quindi io ho studiato con i professori che al loro tempo sono stati allievi di Rota, non ho conosciuto personalmente, io sono stato in conservatorio 10 anni, dura quanto medicina, pianoforte, lo so. Per 10 anni mi hanno fatto la capa tanta parlandomi di Rota, Rota è venerato come un dio, certo. Quindi ho una conoscenza, non dico diretta, però lo conosco la seconda, quindi ho potuto infarcire lo spettacolo con tante curiosità sul Rota uomo. Bene. Eccetera eccetera. Insomma, del buon materiale, sì, da cui partire, sì, anche cinematografico, anche appunto, dicevi, se ti faccio potresti dire qual è il tuo film preferito di Fellini? Allora, diciamo, banalmente dico 8 e mezzo. Poi ho tanti gusti personali particolari, per esempio mi piace moltissimo, per chi non ha mai visto nulla di Fellini, io direi di iniziare non da un film, ma da un mediometraggio, sì, che si trova all'interno di un film collettivo che si chiama Boccaccio 70, che è un film, sì, diretto da vari registi. L'episodio di Fellini è Le tentazioni del dottor Antonio, che secondo me è bellissimo. Bene, divertentissimo. Vi consigliamo di vederlo. Sì, è la maniera, secondo me, più diretta e semplice per iniziare ad approcciarsi a Fellini. Bellissimo, insomma, quando si parte dalla musica per arrivare a parlare di cinema, quando insomma l'arte si esatto. Interseca in un concerto, uno spettacolo, insomma, come questo. Tra l'altro tu sei già stato all'interno di questa rassegna invece l'8 novembre in notturno con Chopin. E insomma, come è andata? Allora, anche questo in realtà era una replica. Non mi volevo sforzare durante questa rassegna. Ma in realtà è bello quando uno spettacolo no, perché in realtà sono 3 appuntamenti in un mese, non puoi fare 2 spettacoli nuovi. Allora, questo, se vogliamo, è ancora più interessante. È uno spettacolo che ho realizzato fresco fresco a fine agosto, sempre qui a Bari, nell'ambito della rassegna Le Due Bari, quella certo, grandissima, sì, rassegna, sì, piena di eventi. Allora, l'abbiamo realizzato all'Arena I Riciclotteri, che è un cinema all'aperto, chiaramente in quel caso era diventato un teatro, quindi molto suggestivo raccontare la storia di Chopin, suonare i suoi brani sotto la luna, wow, sotto le stelle. Poi abbiamo trovato proprio la serata perfetta, né troppo calda né troppo fredda. Abbiamo avuto un riscontro spaventoso che nessuno si aspettava di pubblico, abbiamo fatto il tutto esaurito, che bello, wow, bellissimo, infatti più di 500 persone, c'era la gente in piedi, poveretti, è stata un'ora e mezza, e ci siamo detti a sto punto continuiamo a capitalizzarci, certo, lo replichiamo. E devo dire che anche a questo giro
È andata veramente molto bene, ci sono state 200 persone, insomma, siamo tutti veramente contenti. Wow. E anche qua, insomma, l'ho già detto, il contenuto si capisce. Certo. Racconta la storia di Chopin, esatto, e suono i brani. Assolutamente. Facciamo una piccola pausa musicale prima di tornare a parlare con Mario Margiotta. No need to apologize. Bentornati su Radio Doppio Zero, siamo sempre in compagnia di Mario Margiotta, secondo ospite di questa puntata, nuova puntata di Palcoscenico, la rubrica dedicata agli artisti pugliesi. Parlavamo con Mario di una rassegna, musica, evoluzione, espressione all'anche cinema di Bari, dove è stato ospite con il notturno di Chopin e ieri con Fellini Rota. Infatti parlavamo appunto del rapporto tra Fellini e Nino Rota, quindi tra musica e cinema. Due spettacoli, due concerti che sono stati delle repliche, mentre il prossimo appuntamento in programma il 9 dicembre sarà un debutto con un titolo simpaticissimo, Piano Folle, anche questa volta, come dicevamo prima, con il teatro c'è un punto esclamativo. Esatto. Voluto nel titolo? Voluto, sì. Allora, Piano Folle, se non si capisse, è un gioco di parole, no? Pianoforte, certo. Pianoforte. Perché questo? Innanzitutto per essere più eclatante. Non solo c'è il punto esclamativo, è anche tutto maiuscolo, c'è il caps lock, perché bisogna farsi notare in questo mondo. Mi sembra giusto. Poi, a parte questo, naturalmente trovavo divertente anche questa differenza fra piano, che appunto con calma, certo. E poi c'è la follia, che è tutt'altro che calma. Quindi questo punto esclamativo finale, diciamo, che fortifica molto il concetto. Ok, l'espressione ossimorica, esatto, se vogliamo in qualche insomma, modo, assolutamente. È un nuovo spettacolo, quindi, che debutterà, come dicevamo prima, il 9 dicembre all'Anche Cinema, sempre nell'ambito di questa rassegna, ed è definito una sorta di flusso di coscienza che porterà il pubblico, no? da un autore all'altro. Tu lo definisci, o comunque è definito, una serata tra amici. Esatto, perché se dici flusso di coscienza la gente si spaventa e non si presenta, però era la maniera più semplice, diciamo, per definire questa cosa. Allora, spieghiamolo più chiaramente. Se faccio un concerto su Chopin, come ho fatto un po' di tempo fa, o quello su Fellini Rota, l'argomento è quello. Dall'inizio alla fine tu devi parlare di quell'autore o di quegli autori. Ed è un po', non dico opprimente, però insomma un po' illimitante. Volevo sperimentare qualcosa di nuovo per non sentirmi ingabbiato in questa formula qui. Volevo appunto creare questa formula nuova. Perché parlo di flusso di coscienza? Perché si parla di una serata tra amici? Perché quando si esce con gli amici non è che noi decidiamo in anticipo gli argomenti di cui si parlerà. Noi iniziamo a parlare e un argomento poi tira l'altro. È un flusso di coscienza, diciamo. Quindi iniziamo parlando che cosa hai visto mentre venivi qua e si finisce a parlare di cosa si mangerà il giorno dopo. Ecco, quindi i temi sono legati tra loro, nel senso che lo decido io, insomma. Quindi si parlerà di vari autori, ma anche non soltanto di musica classica, di vari generi, legati tra loro attraverso un processo di flusso di coscienza, quindi da intendersi come una serata tra amici. Poi io sono molto alla mano, diciamo. Bene, questo quindi, è bello, soprattutto sì, per sì, ho un rapporto molto diretto col pubblico, quindi appunto c'è un grande rapporto di... non tanto di confidenza, però insomma di informalità, ecco. Ah, per questo la definisco anche una serata tra amici. Bene, molto interessante, informale. Tra l'altro qui è anche definito un po' un appuntamento al buio, ma un appuntamento, esatto, al buio con il pubblico o con gli autori che tratterà? Allora, buio insomma, nel senso che non perché la sala sarà buia, no, ovviamente, certo. Perché naturalmente, questo è tipico dei concerti classici, in sala c'è il programma di sala, su tutte quante le sedioline, che diciamo gli spettatori magari più abituati a una formula, come dire, usuale di concerto, magari si lamentano, dicono ma perché non c'è il programma di sala? Perché a me non piace, per il tipo di spettacoli che io faccio, mi sembra quasi che mettendo la lista di tutti i brani sulle sedioline è come se al cinema tu trovassi la trama del film già lì pronta. Che gusto c'è? Certo. Ecco, in questo caso ho estremizzato il concetto, quindi non si deve sapere assolutamente nulla, tu non mi puoi fare domande su questo spettacolo. È un appuntamento al buio, nel senso che esattamente come una serata tra amici, non si deve sapere quello di cui si parlerà. Bene, presentatevi. Insomma, cioè, mistero assolutamente. Mistero, cioè non sapete come inizia, non sapete come finisce, non posso dirlo. Però devo dire che sta molto incuriosendo, molte persone
magari hanno detto no, quello su Fellini Rota non mi piace, non mi interessa, però a Piano Folle ci devo venire. Piano Folle, quindi, certo. Sì, sta funzionando, sono contento, perché l'intento era proprio quello, di fare qualcosa di diverso e di curioso. Beh, assolutamente, mm-hmm. con un Piano Folle, un appuntamento al buio, una serata tra amici, non mm-hmm. poteva, insomma, come dire, che attirare anche un pubblico vasto. Ecco, non so se volevo un po' parlare con te di un tema che mi sta molto a cuore, nel senso mm-hmm. spesso la musica classica è considerata come un qualcosa di lontano dai giovani, è difficile che si avvicinino un po', ecco, tu sei la dimostrazione che non è sempre così, intanto perché insomma sei giovane. Eh sì. E per hai adesso. Un modo ma manterrai, immagino, questo tuo modo di fare anche un domani. Hai, come dicevi, un modo di fare concerto, di fare spettacolo che è inusuale, se vogliamo, no? Mm-hmm. Rispetto ad un concerto classico. Ecco, secondo te cosa bisognerebbe fare per avvicinare le generazioni più giovani a concerti di questo tipo? Questa domanda è difficilissima, ovviamente. Doveva arrivare, è stato troppo facile finora. Vabbè, è un argomento molto complesso, io non penso di poter rispondere a questa domanda. Sicuramente, ora non voglio fare l'immodesto, però sicuramente quello che io sto proponendo... Sì. Funziona, non mm-hmm. voglio dire funziona più rispetto alla formula classica, però piace, e devo dire che piace un po' a tutti, piace alle persone di una certa età che magari sono abituati a qualcosa di più usuale, piace ai miei coetanei che magari non sono per nulla interessati all'argomento, solo perché appunto siccome è uno spettacolo che funziona, si raccontano storie, si raccontano cose simpatiche, curiosità sui brani. Mm-hmm. Qualcosa che incuriosisce molto. Devo dire che piace anche ai bambini, perché vengono anche i bambini, o perché poveretti, come al solito, sono costretti ai genitori. Bravi genitori, insomma, che li portano a teatro. Sì. Però solitamente poi i bambini si addormentano, stanno al cellulare, invece devo dire che si avvicinano, alla fine sono contenti. Anche io sono anche insegnante di pianoforte. Ah, bene. Sono costretti a venire, sono ammazzate, però sono contenti di stare in là. Poi. Quindi anche nel tuo metodo di insegnamento c'è qualcosa di innovativo, di moderno? Sono molto giocoso, diciamo, non penso di essere innovativo. Bene, sono bene, giocoso. È interessante. E quindi, diciamo, a tuo avviso, quello che in qualche modo rende unici questi concerti e avvicina maggiormente il pubblico è proprio questo dialogo, questo racconto, giusto? Sì, 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 non soltanto il dialogo. Perché potrebbe anche essere un dialogo molto, molto accademico, molto pesante. Cerco di essere sempre molto leggero, come ho detto prima, molto informale. Voglio un'atmosfera rilassata, perché sai, quando si va a teatro, sei tutti quanti molto rigidi, sì. No? C'è un'atmosfera sacrale, quasi da chiesa. Immagino. Io voglio un po' romperla, ma anche perché io mi sento a disagio sul palco, perché sono una persona ansiosa, quindi se sento il pubblico teso, mi tendo anch'io e suono male. Invece, rilassati. Se sei rilassato suoni anche meglio. Certo, assolutamente. E durante i tuoi concerti di solito rimani al piano seduto oppure ti alzi per raccontare? No, rimango seduto, faccio tutto quanto da seduto, insomma, avanti in piedi, insomma, con delirio. C'ho il microfono ovviamente, lo stacco e parlo, ma rimango seduto, molto più comodo per me. Ok, ok. E per questo, diciamo, debutto che ci sarà, insomma, cosa ti aspetti? Perché gli altri due, come dicevamo, appunto, sono state repliche. Sono andati bene, non c'è due senza tre, speriamo vada bene. Io lo dico, è il 9 dicembre, che capita durante il ponte dell'Immacolata. Sì. Quindi quel giorno non si lavora, il giorno dopo non si lavora, il giorno prima non si lavora. Non avete niente da fare, dovete venire per forza. Assolutamente, assolutamente. No, ma siamo tutti molto, molto curiosi di questo. Sì. E tra l'altro, in qualche modo, ecco, appunto, come dicevi, sei stato ospite nell'ambito di un mese e oltre di questa rassegna, ma immagino che, insomma, la tua carriera ti porti anche ad essere al di fuori, no? della Puglia. Sì, sì, allora, proprio prima di questa rassegna sono tornato in Egitto, ho realizzato un altro concerto. Sì, non mi fermo da luglio. Bene, da quando ho iniziato a preparare quello su show. Sì, però vorrei anche riposarmi, perché lavoro 7 giorni su 7, infatti mi stanno venendo i tic agli occhi, non so se dopo questo qua un attimo mi fermo. Però dopo questo del 9 dicembre sono tornato in Egitto, ho fatto un altro spettacolo su... Allora, era nella settimana della gioventù. E quindi uno spettacolo sui grandi compositori, però da giovani, da ragazzi. Abbiamo suonato i brani che abbiamo scritto da ragazzi, i brani di formazione. È stato uno spettacolo molto interessante. Magari, chi lo sa, io che amo fare repliche, più avanti lo replicherò anche qui a Bari. Sì, sarebbe bello, interessante. Sì, sì. Quindi hai, insomma, un bel legame, un bel rapporto con l'Egitto. Sì, sì, sì. Molto, devo dire, l'ho scoperto a maggio con Fellini Rota, devo dire, un popolo che non avevo mai considerato, non è che ne stiamo sempre a pensare agli egiziani, però ho scoperto che invece gli egiziani stanno sempre a pensare a noi italiani. Ah, loro, sì, sì, loro adorano l'Italia, la cultura italiana,
conoscono l'italiano meglio di noi, perché è la materia, a parte l'inglese, più studiata in Egitto. Curioso. Quindi non ci sono stati problemi di comprensione. Ho fatto tranquillamente il mio concerto parlando in italiano, questi hanno capito tutto. No, davvero, infatti ti stavo per chiedere, ma conosci, quindi hai no. imparato la loro lingua? No, per nulla, la lingua è complicatissima, non ho imparato nulla, loro sanno tutto. E sono un popolo, sono molto simili ai napoletani, secondo me, nonostante siano vero. Così. Sì, quindi sì. sono simpatici, sono simpatici, molto fare di cuore, molto, molto generosi, mi hanno preso, mi hanno portato in giro alla città, mi hanno offerto di tutto. Sì, sì, proprio pazzesco. Bellissimo. Sì, sì, proprio. Quindi, un tornerai popolo... presto in Egitto. Sì, io vorrei tornarci proprio in vacanza, così me lo godo un po' meglio, perché andarci per lavoro non è proprio la stessa cosa. Mamma mia, infatti, che bella esperienza, davvero molto curioso questo che ci racconti sull'Egitto. Tra l'altro, insomma, immagino che soprattutto per i musicisti viaggiare per il mondo sia davvero una linfa vitale, no? Anche sì, per, assolutamente, per avere nuovi stimoli, esatto, nuove spunte, assolutamente. È stancante, sì, è stancante. Però sì, ogni tanto bello. Arriveranno le vacanze, sì, magari... prima o poi sì. Magari dopo Pianofolle forse ti riposerai. Forse. Va bene, Mario, guarda, sei stato simpaticissimo davvero. Parlare in questa modalità, con questi toni di musica classica, con un maestro come te è davvero molto piacevole. Noi vi Grazie. Invitiamo assolutamente tutti a seguire il concerto Pianofolle il 9 dicembre all'Anche Cinema di Bari, e salutiamo Mario Margiotta per essere stato qui con noi, e lo aspettiamo magari dopo un prossimo viaggio in Egitto per ascoltarne di nuove. Grazie Mario. Grazie a voi, è stato molto divertente, spero vi siano divertiti anche voi. Ciao, buona serata. Buona serata, ci vediamo il prossimo lunedì alle 19.